Robert Oppenheimer era il capo del progetto Manhattan, un'operazione segretissima per cui il governo americano aveva speso 2 miliardi di dollari, dollari pesanti di quelli dei primi anni 40. Sotto la sua direzione lavoravano fisici di diversi paesi del mondo, professori di chimica e di meccanica e anche 5.000 tecnici, sia civili che militari. In una corsa più contro il tempo che contro il nemico, veloci, avevano risolto tutti i problemi sulla strada per la costruzione della prima bomba atomica, salvo poi, per molti, trovarsi in crisi a fine corsa, quando quella bomba doveva essere effettivamente usata contro il nemico e anche contro le famiglie e i bambini del nemico. In una delle ultime interviste, Oppenheimer ha ricordato quel giorno in cui scoppiò la bomba su Hiroshima. Alcuni hanno riso, alcuni hanno pianto, alcuni sono rimasti in silenzio. Io ho ricordato i versi del poema indiano Bhagavad Gita. Il dio Vishnu tenta di convincere il principe a fare il suo dovere. Si trasforma in un essere mostruoso con molte braccia e dice: ora sono diventato la morte e distruggerò il mondo. Suppongo che in quel momento tutti noi a Los Alamos abbiamo avuto questa impressione, in un modo o nell'altro. Ci siamo sentiti questo mostro che porta la morte.